Le persone con HIV hanno un rischio maggiore di sviluppare determinate patologie, sia per l'aumento dell'età, visto che l'HIV è diventata una malattia cronica, sia per l'aumentare dell'infiammazione che il virus provoca. In questo caso, quindi, è necessario occuparsi non tanto di invecchiare, ma di come invecchiare. Parliamo di questi temi con Simone Marco Tullio, vicepresidente dell'associazione Nadi Ronlus, in occasione della presentazione della campagna HIV Guardiamo Oltre, la prima campagna internazionale di sensibilizzazione del paziente con HIV, focalizzata sul tema dell'invecchiamento e delle comorbidità associate. Allora, Simone, con le nuove terapie l'HIV è diventato una malattia cronica. Quali sono oggi i principali problemi per questi pazienti? Le principali problematiche che la persona con HIV si trova ad affrontare riguardano l'apparato cardiovascolare, le ossa, i reni, ci possono essere dei problemi anche sul fegato, salute mentale e anche particolari incidenze di tumore. Cosa deve fare? Cosa dovrebbe fare un paziente per mettersi nelle condizioni di avere un buon invecchiamento? Allora, un paziente deve anzitutto assicurarsi di avere un buon rapporto con il proprio medico, un rapporto di dialogo, un rapporto di positivo confronto. Questo perché? Perché ovviamente se il medico ha delle linee guida da seguire per quel che riguarda il monitoraggio di queste comorbosità, sta anche comunque al paziente manifestargli la voglia di comunque intraprendere questi monitoraggi che comunque tutto sommato sono abbastanza intensi. Dal canto suo, ovviamente, il paziente ha delle regole sue di stili di vita, quindi attività fisica, alimentazione, piuttosto che l'avere delle relazioni sociali fruttuose, positive, tutti aspetti che comunque sono la base imprescindibile per il benessere. Nadi Ronlus ha dato il proprio patrocinio alla campagna informativa Guardiamo Oltre. Di che cosa si tratta? È una campagna che appunto cerca di fare comprendere come oggi la gestione della malattia da HIV sia differente dal passato. Abbiamo ottenuto il controllo dei parametri fondamentali, quindi viremia piuttosto che difese. Ora dobbiamo occuparci di tutto quello che abbiamo già detto, quindi di un monitoraggio frequente, attivo, proattivo a difesa proprio del buon invecchiamento, della riduzione della vulnerabilità e della fragilità dell'individuo. Questa campagna poi comprende anche un sito. È un sito web che raccoglie appunto delle esperienze di clinici, delle esperienze di pazienti, dei consigli che danno clinici, dei consigli che danno pazienti ai pazienti stessi. Quindi è un bel sito perché è un sito interattivo, un sito dove una persona si può ritrovare in quello che vi è scritto e quindi può anche agire. Nadir, ma anche le altre associazioni, abbiamo tutti deciso di sposare questa campagna. Ricordiamo qual è questo sito? Il sito è www.hivguardiamooltre.it.